se passa questo emendamento a Tempa Rossa è tutto sbloccato. Così Gianluca Gemelli festeggiava al telefono con il rappresentante della società Total, dopo aver saputo la buona notizia dalla sua compagna, la ministra Guidi. Il via libera a un emendamento fondamentale per far partire il progetto di estrazione di petrolio in Basilicata, in cui Gemelli avrebbe avuto interessi per oltre 2 milioni di euro. Ma chi è Gianluca Gemelli e come ha fatto ad arrivare così in alto? Per scoprirlo siamo andati ad Augusta, in provincia di Siracusa, e qui all'ombra del contestato petrolchimico che ha avuto inizio la carriera imprenditoriale del compagno dell'ex ministra. Sono un giornalista della 7. Non uscire. Io cercavo Gianluca Gemelli. Non c'è, Gemelli è a Roma, non c'è. Non c'è nessuno. Si accomodi fuori, grazie. Era a proposito dell'indagine. Come? Era a proposito, immagino che lo capisci. Andate a cagare, che siete dei delinquenti, andate a cagare. Nessuna voglia di parlare tra i dipendenti, mentre in paese la notizia del giorno è già arrivata. Come ha iniziato qua ad Augusta? Con l'ex suocero, Ricciardi. Era il presidente della Confindustria di Siracusa. Lavorò per suo suocero. E il suo socio gli diede 2-3 ditte. La carriera di Gemelli inizia dunque all'ombra di un'altra donna, Valentina Ricciardi, figlia di uno degli imprenditori più potenti di Siracusa, Giuliano Felice Ricciardi, per anni leader nel settore della metalmeccanica. Sì, ha avuto una grossa mano perché lui, mio padre gli ha lasciato praticamente la società che mio padre ha fondato da gestire. L'ha gestita finché noi eravamo sposati, dopodiché la società di servizi che praticamente si occupa della stessa cosa della sua società, quindi hanno praticamente la stessa funzione. Gemelli nel 2006 fonda la ITS, l'Industrial Technical Services, società che offre servizi a imprese che operano nel settore industriale, dell'impiantistica, delle infrastrutture e delle energie, oggetto ieri di perquisizioni dei carabinieri insieme alla Ponte Rosso, altra società di Gemelli. ITS, oltre al progetto Tempa Rossa in Basilicata, lavora in Belgio e Nigeria, mentre il quartier generale rimane ad Augusta, dove però i suoi concittadini sembrano non conoscere Gemelli. Non lo conosco. Non lo conoscete? Giuro. Sempre la strada. Se l'ha trovata, va, perché sua moglie è quella che è la sua compagna. No, non è un tipo, diciamo, conosciuto ma non in vista. In girone che se ne parla molto.